Mascarim sono uno dei fondatori di Ten Star Community. Di Ten Star Community io parlerò pochissimo perché voglio andare subito alla questione di workshop, programma di workshop e approfittare della presenza di Abbas Chiello Stamina. Quindi se tu vuoi tradurre questa prima parte qui. For our English-speaking guests, good morning. My name is Abbas Garib. I am the founder and president of the Ten Star Community, and I will be talking shortly about Ten Star Community, give you a brief outline of our organization. But since we have a very special guest, I will take advantage of Mr. Kiarostami's present, and I will be introducing him also shortly. Ecco, Abbas, che è un mio amico di infanzia, abbiamo fatto la scuola elementare anche la scuola media assieme, mi ha fatto un grande onore, non un grande onore perché è venuto, perché sarebbe venuto comunque. Lui faceva un workshop a Barcellona per 10 giorni, che sono finiti una settimana fa. Abbas Kiarostami is a long-time friend of mine. We attended primary school together back in Iran, and he is doing me a great honor by being here, not just because he's come to see me, because he would have come anyway, but because he's very busy, and he was giving a workshop in Barcelona 10 days ago, so it was a very tight schedule. Io speravo che da Barcellona venisse direttamente qui, a Verona, senza dover andare a Teheran, poi tornare qui. Ha detto che a Teheran ha da fare, però non mi ha detto cosa da fare. So we were hoping that he would just fly direct from Barcelona here, but he said he had something to do in Teheran, but he wouldn't be specific about what it was. Io ho chiamato la sua assistente a Teheran, la signorina Salma, ha detto, sai che la mamma è in ospedale in rianimazione. So I tried to find out and I called his assistant in Tehran, Salma, and she told me that unfortunately Kiarostami's mother, Mr. Kiarostami's mother, was in the hospital in intensive care. Salma mi ha detto che comunque Abbas verrà, che ha dato una parola verrà. But she told me that he was coming anyway because he had taken this engagement and that he would be here. E infatti è venuto. Infatti è venuto e la prima cosa che ha chiesto era questo, come sta la mamma? Ha detto, la mamma sta benissimo. La sepolta e adesso è venuto. Questo è veramente un grande onore, perché noi abbiamo delle cerimonie molto lunghe quando succede questo. C'è il terzo giorno, il settimo giorno, il quarantesimo giorno. Invece quella parola che lui aveva dato è arrivata. E la signora Zahra Kiarostami a 112 anni ci ha lasciato, dicendo che basta, non vuole più e vuole andarsene. Io farei un grandissimo applauso alla signora. Questo è un onore che mi ha dato, perché se fosse mia madre io non avrei avuto il coraggio di e quindi veramente questo è fondamentale. Dopodiché e lui dirà come vogliamo andare avanti, eccetera. Vedete, Ten Star Community, basta, molto breve, è un'associazione culturale che ambisce a collocarsi nel corridoio europeo di rinnovazione sociale. Sogna di vedere il passaggio dell'Occidente, prima, subito, dall'attuale società basata sull'accumulazione speculativa ad una società sapiente che si basa sulla prosperità della sapienza. Convive con la sua passione utopica, augurando che l'Italia sia la portabandiera di questo passaggio, perché TEN agisce sulla base di formazione, cultura e creatività, ambiti in cui la pagella storica dell'Italia, la penisola musale, è all'aperto, il museo è all'aperto e brillante. Ten Star Community is a passionate organization which aims to become a European primary force in promoting a cultural renovation that privileges culture and wisdom and knowledge over economy. And I'm sorry, I need to see your piece of paper. Yes. Can I see that? Yeah. Yes, we
dream about seeing the Western world pass, make a transition from this society, which is based on accumulation and speculation, to a society that privileges wisdom and that gives importance to knowledge. So we do have, we believe in our utopia, and we also wish that Italy will be like a standard bearer in this process, because being almost an open-air museum, very rich in art, this country can be very brilliant in these projects concerning art and knowledge. Si denomina Telestar perché cresce sull'interazione di 10 settori creativi attraverso gli eventi continui che organizza, con il sostegno del pubblico e prima, e gli esponenti artistico-culturali che con la propria opera sono riusciti a creare un dialogo interattivo tra le diverse culture proiettandosi al futuro. So we chose the name Ten Star because this community is based on the interaction of 10 creative sectors, and we organize continuous events through also the public consensus, and we give awards to personalities that stand out in artistic and cultural fields, and with their works they have succeeded in create and establish a dialogue between different cultures, between different countries, and they are also projected towards the future. I provenienti di queste pratiche sociali vanno a sostenere la prassi di Telestar Community a combattere lo svantaggio di classe dei giovani anzitutto, per nutrire la nostra primaria ambizione, la rigenerazione sociale consapevole, come la luce che si trasforma in bellezza, come avrebbe detto Sohrawardi, il filosofo persiano della luce del 1100. Non a caso il decimo evento di Telestar Community è la cinematografia che avete visto il programma, cioè ovvero la trasformazione della luce in bellezza. Ok, the proceeds from all our events, we try and use them for social projects, and we first of all sustain these advantages, artists, especially young artists, because our first ambition, our primary ambition, is a social regeneration. We aim to do this social regeneration similar to light that transforms in beauty, as a Persian philosopher said in the 12th century. Sohrawardi, a Persian philosopher, talked about light becoming beauty. So our 10th event, organized by Ten Star, concerns cinema, which is also light that is transformed into images, into beauty. Thank you. Thank you. Ho finito. Adesso io vorrei invitare Abbas Kiarostami. We'd like to invite now here to join us, Maestro Abbas Kiarostami. E anche la signora Barbetti. Buongiorno a tutti. Abbiamo accolto come Comune di Verona la richiesta di patrocinio di Ten Star per questo evento con grande entusiasmo, anche con il nostro ufficio cinema Verona Film Festival. Infatti siamo profondamente grati a una
un'associazione che si pone come obiettivo la sapienza, che non è una cosa da poco, che riesca a portare avanti i temi di una cultura approfondita che va al di là dei soliti schemi. E tutti coloro che si impegnano in tutte queste iniziative hanno la nostra profonda gratitudine, perché so la fatica, lo sforzo, l'impegno e il lavoro per portare avanti certi ideali. Cioè, o vado avanti fino in fondo, perché non so mai. So we thank Maestro Kerstami for being here. The city of Verona, the municipality of Verona, which I represent, together with our local film festival, Verona Cinema Festival, welcome Maestro Kerstami, and we are also thankful to Ten Star Community. We appreciate very much the job they do and the effort that they make in promoting knowledge, and we are very grateful to all the volunteers and the people who go beyond these regular ordinary schemes to push the promotion of culture and of knowledge further and further. Grazie. E un apprezzamento particolare appunto in queste tre giornate di lavoro. Innanzitutto per aver invitato, accolto e riuscito a convincere una, sì, una non solo una presenza, proprio un protagonista del nostro cinema. E, l'attenzione sul cinema d'autore, così dire, lo chiamo così per definirlo, è portato avanti in questa città, forse non con il Cineforum, il Circo del Cinema, i nostri martedì del festival, forse non si fa abbastanza, ma la volontà è di mantenerlo sempre vivo, perché come per poter riuscire a diffondere una cultura che l'altro cinema, che è più diffuso, che generalmente, non voglio dire, proviene dall'America, non riesce a dare. Proprio una, non sono solo messaggi, sono proprio cultura di altri paesi. Infatti venendo qua stavo pensando, poi ho visto l'articolo, combaciava con quello che pensavo, è portare proprio la parola, il pensiero, il paesaggio, i messaggi, la società di altri paesi. E quindi andare al cinema non è solo cinematografia, ma è arricchirsi e crescere, per cui avere, poter condividere con persone come il regista Kiarostami, che hanno approfondito questi temi universali ma anche in diversi paesi, è una bellissima occasione per la nostra città. Grazie. Grazie, grazie a voi. Adesso cambiamo la lingua, perché io con Abbas... Again, we are grateful. In Verona, we are trying to promote knowledge of cinema, not just mainstream cinema that we get plenty of from Western countries like the US or, you know, very well. And we do have a cinema festival, we do have a Tuesday festival in which we try and project films that actually go deeper and show us different cultures that can show us not just an outer culture, but landscapes, inner landscapes and outer landscapes. And by going to see these films, we come into contact with these different cultures. And this is why I think cinema is so important, especially authorial cinema that is made by directors that we go and seek out, not just the mainstream directors. So we are very, again, grateful, and feel very privileged to share this moment with Maestro Kiarostami, and we will doubtless benefit from his cultural outlook. Thanks. No, dicevo che da ora in poi parlerò in persiano, perché è una bellissima lingua, adesso l'ascolterete. Amos-chan, من میخواستم که برنامه رو با شما صحبت کنم، اگه تغییراتی با توش داد تغییر ندیم، اگر من بریم جلو که بچه ها بدونم برنامه چیه، بریم جلو، تغییر ندیم. Ho detto che adesso discutiamo il programma di tre giorni, perché la maggior parte delle persone che sono qui partecipano a workshop. Quindi diamo privilegio a partecipanti del workshop, che sono tre giorni,
Il primo giorno, che oggi è la presentazione del programma, dopo alle 11 ci sarà proiezione del film Sotto gli ulivi, che alla fine poi si parla del concept di filosofia del film, proiezione del film, domande e risposte con Abbas Kiarostami. Abbas, c'è un po' più ruse Abbas, sati yosda, bada zimbanu e questa è la che ta muncio, sati yosda, film Sotto gli ulivi. Dile drastman e zeytunu nishun midim va rajabe konsept va falsafe film sohbat mikonim filmu nishun midim va ge sual chizayi hast anjam midim poi sarà pausa pranzo pomeriggio invece proiezione del film Like Someone in Love che lo stesso parleremo del concept del film domande, risposte insomma discussione sul film cioè non è proprio una proiezione vera e propria ma anche invece giovedì alle 9.30 faremo una gita, diciamo, sul location per filmare assieme a lui, che già abbiamo, diciamo, stabilito una serie di locations. Alle 13 andiamo a pranzo, pausa pranzo. Alle 16 invece copia conforme, un altro film di Abbas. Poi, 21 sarebbe il grande evento Kiarostami, su Kiarostami, questo tema, masterclass. Di Abbas Kiarostami. Mi aveva lasciato così da anche fammi dire perché lui ha capito anche l'italiano. Venerdì di nuovo abbiamo questa gita e la sera c'è il nostro Capodanno, il primo giorno della primavera, c'è Nowruz, comincia il nuovo anno iraniano, diciamo, secolare. Diciamo al di là. In questa occasione, cioè, dobbiamo consegnare il premio di Abbas Kiarostami. Perché? È importante questo premio. Lui viene premiato non perché ha fatto conoscere il cinema iraniano al mondo, perché lui è il primo autore non occidentale che si è permesso a affrontare le tematiche occidentali. Attenzione, questo è molto importante. I due film e il testo che sta facendo, Like Someone in Love, in Giappone, Tokyo, il Copia Conforme in Toscana, il prossimo film sarà in Cina, e a questo fine, a questo obbligo che gli autori non occidentali devono necessariamente occuparsi solo delle tematiche locali, mentre autori o registi europei possono, o occidentali possono permettersi di occuparsi di tutto il mondo. E allora adesso lui ha rovesciato un po' questo obbligo e comincia a. Con un bellissimo film ha cominciato, Like Someone in Love, l'ultimo, ma il famoso Copia Conforme è fondamentale in Toscana con Binoche, è un. Non posso dire un artista perché non è solo un artista, ma anche un baritono che si chiama William Schimmel, è là in fondo. Allora, questi sono personaggi, artisti occidentali. William è un famoso baritono molto importante. Binoche, come sapete, è una. Un'attrice molto impegnata e così il premio va per questo onore che ci ha dato Abbas, passando dalle tematiche locali alle tematiche universali. Altri autori iraniani sono molto importanti, ma non hanno ancora raggiunto questo livello. Sono ancora nelle tematiche locali che sono molto importanti, sicuramente sono molto importanti, però. Qualcuno ha fatto un passo avanti che non è facile. Dopodiché volevo parlare del workshop di giugno, eventualmente se Abbas ha tempo, speriamo che abbia tempo, che si intitola Why Cinema? Perché cinema? E questa è la prima domanda che io farei ad Abbas. Why Cinema? Perché? Perché? Lui dice che ha capito.
La domanda, ma la risposta è molto difficile. Il microfono di su. Devo intanto dire perché sono entrato nel mondo del cinema e dopodiché vi dico perché il cinema. Non desideravo mai diventare un regista cinematografico, volevo diventare un pittore, tanto vero che mi sono iscritto a Belle Arti di Teheran, alla facoltà di Belle Arti di Teheran, una facoltà per pittura soprattutto. Allora, la durata di questo corso di laurea in Belle Arti a Teheran sono 4 anni. Lui ci ha messo 13 anni, perché dice che non era sufficientemente bravo davanti alla tela, non riusciva a Però in questi 13 anni non ero fermo, facevo molte altre cose. Facevo design, facevo grafica, facevo la pubblicità, producevo dei poster e così. Allora io aggiungo qualcosa, io ho visto queste cose, sono veramente interessanti, sono molto particolari, cioè queste cose che lui fa, anche del design, ho visto dei prodotti molto particolari, sono scatole molto strane, molto complesse. Cioè mi ha mandato una maledizione, dice guai a te se aggiungi qualcosa più di quello che vabbè, non farò più. Allora dice, a questo punto sono stato invitato dal centro dello sviluppo, sto traducendo perché c'è questa associazione che si chiama lo sviluppo del pensiero dei bambini, cioè prevalentemente. Allora dice, lui doveva produrre queste diciamo, grafiche, questi disegni per libri di bambini. E lui ha cominciato a fare questi libri di bambini che non sono piaciute. Su 10 anni, 2 appena sono andati bene, e visto che la cosa non andava tanto bene, hanno detto, beh, adesso vieni perché forse potresti far partire diciamo, il settore cinematografico di questo centro per bambini, per lo sviluppo del pensiero dei bambini. Ma che si non vedono noi, non stanno andando in film, ma se si tagliano le chance, se non si vuole, non si sta in crisi, non si sta in crisi, ma non vedi, e ci vuole, se non moro, asino, cioè per me non è stato facile, perché non avevo nessun studio cinematografico, non avevo mai fatto un film, non sono mai stato assistente di nessun regista o attore, quindi ho dovuto creare ex novo, cioè ho dovuto creare da nulla un cinema che non esisteva. Questo è molto importante. In film cuto, un bismo non ho cucito, stavi a cento che assai mitersi, un giro scudo con la mira, assai mitersi, ma le ciò date di te. Perché si, credo همون سینما هنوز همیزی هست، من جا دوست دارم و خیلی هم دوست دارم، ولی به حال ادامه همون
Allora, il primo film era un cortissimo cortometraggio di 12-14 minuti, la storia di un bambino, sempre cominciato con bambini, che aveva paura dai cani, aveva paura dei cani, e aveva del pane da portare a casa, quindi aveva paura perché aveva paura di essere aggredito dai cani, e allora ha fatto tutta una serie di, diciamo, provvedimenti per arrivare a casa con questo pane. Avendo molto paura dai cani. Poi in Iran i cani sono un po' aggressivi, quindi ha ragione di aver paura. E questo è diventato proprio una base, un format per tutti gli altri miei film nel futuro, che a molte persone non piace, a poche persone piace. Comunque questo è il mio modello di fare il film. Cioè, a questo punto ho cominciato questa carriera cinematografica che mi è stato imposto e continua a essere così imposto su di me perché non avevo mai deciso di fare cinema, ancora non ho deciso, perciò viene sempre in qualche modo sono costretto di fare del cinema e quindi vado avanti così. Perciò continuo di fare anche molte altre cose, ancora faccio le fotografie, infatti due delle mie foto sono in fondo, molto particolari. E mi occupo della poesia, mi occupo della grafica, mi occupo di molte altre cose, di cui cinema è una delle cose che faccio, non è l'unica cosa che faccio. Quindi adesso non aggiungo, volevo aggiungere una cosa, aggiungo. Ok, ah no, allora lui ha finito. Allora volevo aggiungere questo, che lui per questo workshop non è invitato solo per il cinema, ma anche per la poesia e per la fotografia. Quindi ci sono dei allievi che si sono iscritti per la fotografia che naturalmente prenderanno vantaggio anche di questo. Adesso tu puoi fare una breve traduzione in inglese per sapere. Ok. All right, so we have asked him this very simple question, why cinema? But the first thing he said was that it is a navy. Sorry, if we are the only English speakers, we understand Persian very well. You do know. I don't know if there's no Italian, so I mean, we do understand Persian. We do have an English-speaking guest, and I'm not sure. Yes, we do, and he's the actor he introduced to you before. And I'm not sure, I would like to know if he needs me to translate into English. Yeah. No. So your grasp of Italian is perfect, as we. Yes? Okay? So everybody has agreed that nobody needs an English translation. I can come and sit with you then. Okay. Yes. Okay. Io adesso vorrei chiamare qui William. Perché ci racconti un po' della sua esperienza con Abbas che lo sta lì. Vediamoci bene, signore altrimenti domani quando parliamo del film non ho niente da dire.
personalmente finché Abbas ha parlato dei problemi di economia e arte, e per me un cantante c'è un grande problema qui in Italia per le opera companies, perché non è soldi per l'arte più bene conosciuta nel mondo, l'Italia opera. Per esempio, devo dire in inglese, the opera companies can no longer plan their schedules for opera because there is no money left. It's a great tragedy for the whole world that the one thing that the one art that opera that Italy has is the very best in, from my personal point of view, is now dying here in Italy. Essendo un cantante di opera io, devo dire una cosa semplicemente prima di parlare del cinema del maestro Kiarostami, che sono molto, visto che si parlava di Ten Star come di un'organizzazione che si preoccupa di sostenere la cultura, soprattutto chi ha una posizione economica e finanziaria critica, ho constatato che ultimamente in Italia, che è il paese che ha la cultura operistica più bella e più ricca, non ci sono fondi per finanziare le stagioni di opera e quindi non si possono programmare i calendari operistici e le compagnie di opera sono in una posizione, diciamo così, di disagio, e questo dice il signor Schmier che gli dispiace moltissimo, perché ovviamente è un patrimonio che va conservato, che rischia di essere perduto. È il protagonista del film di Abbas Kiarostami, Copia Conforme, Certified Copy, che sarà proiettato domani, e quindi dice: io non posso svelarvi troppo sul film, perché sennò poi domani chi non l'ha visto, diciamo, gli rovino la sorpresa o la trama. Ecco. Ora ho quasi niente da dire del mondo del cinema, perché non c'è niente. Quando Abbas... abbiamo lavorato di fare quest'opera così fa tutte in Francia, Aix-en-Provence, e onestamente quando mi hanno detto che Abbas Kiarostami va essere il direttore dell'opera, io ho dovuto fare Google trovare chi è questo, perché non è il mio opera è bene conosciuto che i cantanti non pensano molto. onestamente quando lui ha detto quasi il primo giorno delle prove che sì, io voglio forse fare il film con lui, ho detto sì, perché ho pensato che forse lui vuole che io sono uno di queste persone che fa un passeggiato o canta qualcosa fuori di scena, e quando lui ha detto che deve essere il protagonista. Ero scioccato, sì, ho pensato un po' più, devo I would have to turn him down. Perché infatti lui ha preso un rischio enorme di darmi qualcuno che io sono cantante io, e sono un attore, quasi attore in opera, e per lui a domandare qualcuno come me a fare questo film molto importante, il primo fuori di che ha pensato lui? Non posso immaginare come qualcuno può prendere questo rischio. Ho fatto il lavoro, infatti, it's like I was under anesthetic.
Anestetizzato. Anestetizzato, sì. Perché if I thought too much, I would not be able to do anything. There is something about when I go on stage, there are 2,000 people out there waiting for me to sing. And I sing. That's my job. Many people, if they are asked to walk on to the stage, cannot walk. They freeze. They can't walk. And then in front of the camera, I found myself with a camera here. And your first idea is to what your first thought is, what am I doing? How can I work? How can I do anything? And that you can see in the film that I have no idea what I'm doing. I'm sorry, I wanted to make sure our non-Italian speaking guests, when he started speaking in Italian, did you would you like me to say what he just said? But very briefly, he talked about his first meeting with Maestro Kiarostami, and he was performing in an opera in Aix-en-Provence, and Maestro Kiarostami was directing the opera, and he approached William in the very first days and asked him if he was interested in acting in his next production. And actually, Mr. Schimmel said there must be a mistake. I'm not a film actor. So he actually said, I had to Google the name first of this artist, this director I didn't know. And he was very perplexed. And then he said, normally, he switched into English. I sing, so I go into Italian. Quando devo cantare, io mi metto davanti a 2000 persone e canto, e ci sono persone che quando devono affrontare un pubblico così si bloccano, e a me è successa una cosa simile, quando mi sono trovata una telecamera così qui davanti, molto vicina, e ho recitato, e voi potete vedere il risultato, ma ho recitato come sulle prime, come se fossi stato anestetizzato, ecco, in una situazione un po', diciamo, irreale. Non sogno, what's in a dream? Nightmare. In un incubo. Ho chiesto a Chimay e William di raccontare della sua esperienza con Juliette Binoche. Ieri sera qualcosa a me ha detto, adesso non vuol dire, perché dice domani voglio raccontare della mia esperienza con Binoche, che è molto interessante. Binoche avrebbe dovuto venire, ma sapete, lui dice non ha potuto venire perché non è più capace di decidere, c'è una vita talmente confusionale, eccetera, che non riesce più a decidere, non, è perso la sua presa, parlerà domani. Ma adesso, se amici giornalisti hanno delle domande da fare, chiaro sta a me, possono avvicinarsi. O sbaglio? Rami? Avete delle domande? Ok, venga signora. No, ma io dovevo eventualmente fare con il microfono e la telecamera, per tutti. No, microfono mio. No, ma fate, non avete preoccupato. Aspetta un attimo. Okay. D'accordo. Allora, adesso, naturalmente, sulle cose che ha detto William, Abbas vuole aggiungere qualcosa. Posso anche aggiungere Patrick, che tu sei lì, Abbas, sì, sì. Che allora, tutti e due rimandano questi discorsi alla domani sera, che c'è Masterclass, Lezione Magistralis di Abbas Kiarostami. L'unica cosa che posso dire è che William ha detto che non ha mai fatto l'attore, va sulla scena dove gli spettatori dall'altra parte si sollevano nel buio, e tu mi dirai quello che devo fare, questo per domani. Allora, mi raccomando ai signori giornalisti, noi domani faremo questo masterclass a Gran Guardia, però quando abbiamo distribuito il programma non avevamo ancora il patrocinio del comune e non avevamo Gran Guardia. Quindi molte persone non sanno, a
abbiamo fatto delle comunicazioni, comunicati, eccetera, però per favore, con tutti i mezzi che avete a disposizione, questo chiedo anche al... Noi siamo già in comune. Sì. La signora Pavesi di... Ecco, che, vorrei che la sala sia piena, per favore datemi una mano, chiamate i vostri amici, domani sera dovete venire tutti quanti alla Gran Guardia. Sarà convegni al 21, ma un po' prima. Un po' prima. Ecco, io sono pronto, vado avanti ancora, voi volete giornalisti? Sì, ma... Sì, venga qui. Mi piace, ma sì, un anno. Ah, ok. Credo vogliano fargli una piccola intervista appartata. Appartando la piccola. Credo là. No, no, viene qua, c'è più. Sì, io parlerò in italiano. E ancora considerato quasi un intimo lei ha detto prima quando è iniziato la very difficult experience, and I would not have attempted it with anyone if I was to have it. So I had a very good personal relationship with him. I was able to trust him. Him trusting me, so we were able to do the role, and he trusting his guidance. Su che cosa? No, non mi ricordo. Ma faccio una. Che sono così cucinati.
scrive solo per che farlo mi fa andare in master che lo sa già vedi vedi che mo vedi che sono che mi hanno ci mi fanno deixar ma da tutti i miei giovani ci sono però la cosa che questa vita vuole è questa che lo sa già generalmente non mi preparo in anticipo per i vari masterclass che faccio perché non abbiamo tanto tempo, ma masterclass è un genere molto, molto diciamo, intensivo e quindi lascio al pensiero della gente che partecipa che cosa ha in mente sul cinema che quello che vuole chiedere a me. Quindi io sono a disposizione delle persone che vogliono farsi delle domande soprattutto. Ecco, molti anni fa il cinema italiano faceva scuola al mondo. Ora io le chiedo se lei dovesse dire qualche cosa a chi fa cinema in Italia, qualche consiglio, che cosa direbbe? Io faccio le finisce che se ne vuoi italiano, io se ne vuoi che darsi da tutto il mondo. E lei ha l'anno di ministro. Non fa sempre fino a scuola, io ne fai un video, tu si è che se ne vuoi italiano con inizio, tu si è in Italia. Sotto gli olivi in farsi Zile Drashton Zeto. Assieme a altri due miei figli, dove la casa dell'amico, la vita è basta, questo tre film. La vita continua. No, la vita continua, hanno tradotto in italiano, perché il persiano è diverso. In italiano ha tradotto la vita continua, in iraniano dice la vita è basta. E non sono altro. Adesso chiediamo. Comunque questi film costituiscono una trilogia sulla quale lui sviluppa il suo cinema successivamente.
میگن که چرا زندگی و دیگر هیچ به ایتالیایی میشه لا ویتا ان لاترو ان لاترو به ایتالیایی ترجمه کردم لا ویتا کنتینوا هر دوتاش هست ترجمه ترجمه واقعی من سه allora va bene tutti e due perché tutti e due i titoli iraniano la vita è null'altro e quella italiano è la vita continua. Tutti questi titoli sono validi per quanto riguarda il contenuto del film, quindi vanno bene tutti e due, tutti e due vanno bene. Invece noi oggi guarderemo Sotto gli olivi, ok? Adesso facciamo un break di un quarto d'ora, prepariamo e dopo di che. Grazie, grazie. Sì, sì, fai la domanda. No, io ho tante cose da chiedere, chiedi. Adesso non so, abbiamo lo spazio. Sì, chiedi, non ti preoccupare. Così alla rovescia. Beh, ti traduco. Allora, volevo chiedergli intanto rispetto alla vari piani, rispetto alla fotografia, per esempio, e al tipo di inquadrature, sono registi che sono molto attenti alla prospettiva, a seguire uno stile molto ferreo, non so, mi viene in mente Kubrick, per esempio. Invece piacerebbe capire meglio che tipo di utilizzo fa lui della fotografia, perché ovviamente poi il tipo di utilizzo è anche significante nel messaggio, nella comunicazione. Questo è uno dei film Giuseppe Ax Barberi, film solo con le fotografie simili, ma una quasi a scuola che la non si pubblica, quindi vuole abbastanza lavorare in prospettiva. روانین هندسه به روانین فیلم برداری. شما چه نوع کانسپتی رو برای عکس برداری فیلم ازش استفاده میکنیم؟ من چون مال کوبریک رو زیاد نمیدونم باید اون چی که میگن اول باید اونو بشناسم بعد بگم مال خودم در تضاد با اونه در تشابه با اونه چون بهار هر فیلمی شیوه عکاسی خودش رو میکردم و قیاس یه اثر با یه اثر دیگه Abbas dice che non conosce bene il metodo di Kubrick di prospettiva per la fotografia del film. E quindi dice non può giudicare una cosa che non sa. Mi interessa la sua. Invece per quanto riguarda questo film, diciamo la natura dettava appunto il metodo fotografico del film, quindi prendeva l'idea dalla natura per fare la fotografia del film. Okay. E quindi anche la scelta di molti primi piani, cioè di molte inquadrature strette per esempio, invece poi sono poche le inquadrature, in quest'opera sono molte inquadrature strette, no? Primi piani, e sono poche invece le inquadrature aperte, per esempio il contrasto è molto forte con l'ultima inquadratura dove c'è questa apertura, quindi mi chiedevo se è voluta questa cosa e eventualmente perché, e anche perché non ci colloca il paesaggio, è vero che è detta, però in realtà potremmo essere in un paesaggio universale che vale. Mi viene in tasa di che bene مثلا برداشتای کلی فیلم که معمولا بسته هستن روز هستن و این برداشتای آخر که خیلی بازن و طبیعت رو به طبیعت میکنم این آیا یک روند آگاهانی هستش شما خواسته بودید یعنی که اصولا آگاهان هست اینجوری خواسته بودید که بسیاری از این مثلا صحنه ها به صورت بسته و محدود گرفته شده و ناگهان صحنه های ناگهان به طبیعت طول کارم طول کارم این شاتای باز بود. Dice c'erano molte riprese aperte anche durante il film, non è che poi alla fine abbiamo anche molte, quindi era un misto tra apertura e inquadrature, diciamo, con un certo limite. Okay. Ultima cosa, come lavora con gli attori? آخرین سوالش questo film soprattutto. اینه که اصولا رابطه شما با اکتورها و چگونه با اکتورها کار میکنید؟ این سوال اضافه میکنم چون ایشون خودش اکتوره
پنج سال اون پروژه آکتور یعنی جز بچه هایی که توی ورکشاپ شرکت میکنن به اونم آکتور آکتوری که در رول کار میکنه شیبه کار من چون بارها با نابازیگرا کار میکنم بنابراین از متد کلاسی که کار کردن با حرفه‌ای ها کاملا متمایز میشه سیکومه لوی نرمالمنت spesso lavora con attori non professionisti, quindi il suo metodo è completamente diverso dai metodi classici della relazione con attori. Quindi sono dei rapporti con attori non professionisti, quindi di volta in volta, come quello che raccontava stamattina William, uguale che anche lui non è un attore professionista. Che in realtà loro, non essendo attori, questo è molto importante, non essendo attori professionisti davanti alla cinepresa, non fanno azioni, non giocano, ma fanno la loro vita normale, naturale. E questa è la differenza. Perché loro hanno la massima libertà durante il lavoro. این حتی شامل حرفه‌ای هم بودن میشه من تا حالا با دو تا بازیگر حرفه‌ای کار کردم یکی کارگردان این فیلم اون مرد میگم حسین بنامسار و بینوش بینوش آره ولی بقیه کاملا آزادن توی کلماتی که به کار میبرن و غالبا ما رو محدود نمیکنن تمام فشار من توی کار محدود میشه به انتخاب بازی بعد از اینکه انتخابشون کردم دیگه آزادشون کاملا روشن روی لبارس نورمالمنته کن اتوری اتریچی نون پروفیسیونیستی دوی کازی سی لیمیتانو اتوری la persona un po' anziana che è un anche un regista amatore diciamo professionale e Binoche in questi due casi tutto il resto è la libertà anche con attori professionisti tutto sommato diventa una certa libertà ma quello che invece è molto 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 importante la scelta dell'attore cioè una volta che ha scelto l'attore o l'attrice dopodiché massima libertà però la scelta è molto difficile molto impegnativa insomma la scelta quindi ultima considerazione per costruire il film si costruisce facendolo non è quindi rigidamente già preordinato. Mi chiede Pasquale Varin, cioè film da tutte le film barberi, mi chiami Misosi, in giudini si ha... Sì, la maggior parte è così. Idei asli e cor, mutahedan, posso con un po' goi tagliare un cone, a mo da tutte le cor, a mi scemo un tazzeri e tapoi, a san che tagliare un idei alberi. Allora, scelto l'idea principale, il concetto principale, con molto impegno. Sono molto impegnato nella scelta. Però, durante il lavoro, spero sempre che succeda qualcosa per poter fare qualche cambiamento. Io volevo solo chiedere un'ultima cosa. Siccome il finale è stato interpretato, può essere interpretato in modo diverso, no? Io in un modo, il signore... con la sciarpa rosa, un altro. Sì. Qui siamo pochi, non si può chiedere al regista com'è il finale per noi. Diciamo, vediamo di una fare che sono perché qui siamo altri, dove che il film c'è tutto il tempo, dice, un attimo si sentava fuori. Poi stava già che un attimo si sentava fuori, mi tu ne mazza, vai che lo sta mi proporsi che Nazare su un raggio, ma il film c'è tutto il tempo, dice. Poi io ne film. من در واقع مثل شما دور بودم من از اینکه دوربین بودم و نفهمیدم یا من dice sono esattamente come voi perché ero molto lontano e non ho capito come io allora se volete mangiare un bocone con noi ben volentieri altrimenti a Forbes come dossier di cancello posso pisciare? Ci venga? بگم چی بگی؟ آها روی قصه این سوال رو اولین بار که فیلم رو در کن نشون دادن یه آقایی با خانم شرط بندی کرده بود و آقا گفته بود جواب مثبته ولی خانمش گفته بود امکان نداره جواب مثبت باشه جواب طاهره به حسین
شرمندی که از من سوال میکنن که چی. Allora, anche a Kant succede questa cosa, una coppia ha fatto una scommessa e il marito diceva che la risposta è positiva, la moglie diceva che la risposta è negativa, dico sì, in realtà è lei, però alla fine sono andati da lui a chiedere qual è la risposta. Sì, perché è intrigante, intrigante. من همین جوابی که الان دادم دادم و بعد فهمیدم که اون آقایی که مشرط‌بندی کرده بود اون پخش کننده آمریکایی فیلم بود که فیلمو خریده بود ولی اومد اون سوال کنه ببین چه کدومشون بلد comunque dopo ha scoperto che chi aveva fatto la domanda il marito il maschio era un distributore americano che aveva comprato il film e voleva capire come andava a finire. این سوال رو خیلی از جاها بعدا دیده من اومد. من از تماشاگرها سوال کردم که به نظر شما جواب مثبت بود یا منفی؟ تعداد کسایی که خیال میکردن جواب مثبته غالبا آقایون بودن و خانوما تقریبا دستشون بلند نکردن. یعنی همه جا در واقع خانوما اعتقاد داشتن به اینکه جواب نمیتونه مثبت باشه ولی آقایون آرزو میکردن که جواب مثبت باشه. میشه که comunque questa è una domanda molto frequente, è molto, diciamo, curioso che le donne tutti hanno la risposta positiva, mentre gli uomini desiderano che... Io non l'ho vista positiva, non l'ho vista, no, solo che volevo chiedere se lui ha un tipo di humor quasi inglese o è una cosa anche, voglio dire, iraniana. Lui mi ha detto di non interpretare, ma io gli dico in italiano. Mi ha chiesto di umore inglesi, da più umore inglesi, quindi questa la cosa che gli inglesi è questa humor, English humor. Ma io in Goran inglesi, io gli chiedo di ironia. No, devo dire che l'umore inglese si mostra un'altra scena dopo 10 anni, dove quando la moglie parla sempre e il marito dica niente. Ma mi chiede tanzi in inglese, in teori che tanzi, un paio di tanzi ho in questa in inglese e in inglese. Guillaume mi chiede tanzi in inglese e che amici زنها صحبت میکنن و مرد صحبت میکنن. این مربوط به تن زیاد نمیشه. این مربوط به یک نوع ببین یک نوع فرهنگ. من که میگم مشترک بود من این و تماشاگرهای چینی هم زنها میگفتن جواب منفیه. تماشاگر ایرانی هم همینطور. تماشاگر اروپایی هم همینطور. یعنی این یک نوع تفکره که این تفکر رو مادر بزرگم داشت. گفت خونه نداری، سواد نداری، عقل هم نداری، نمیدم این دختر با این نوع تفکر زنها فکر میکنن که خانمها فکر میکنن که جواب حسین نمیتونه که مثبت باشه، در حالی که مردها یا خیال میکنن مثبت یا آرزو میکنن مثبت باشه. No, lui dice che non è né inglese né iraniano questo film, perché anche in Cina, anche in Giappone, ovunque vedono questo film, le donne sempre pensano che la risposta è negativa. Gli uomini sempre desiderano che la risposta sia positiva. Quindi è sempre così che succede. No, ma io ero interessata nel suo tipo di humor, nella risposta che ha dato, dicendo che era troppo lontano e che non tanto nel film, il suo modo. La mia tanza شخصی شما چطوره؟ تنز شخصی ما چگونه است؟ اون آخر خودتون میفهمی. یعنی بود که اینجا برم خودتون میفهمی چی بیم. Beh, questo è un segreto che rimane da scoprire fino all'ultimo giorno. Perché molti ci hanno detto che dobbiamo scoprire i segreti di Kiarostami. Comunque, solitamente, questo lo dico io, ma l'ha detto qualcun altro prima di me, quando un autore lascia l'opera aperta, il finale aperto, che sia un film, un romanzo, un'opera musicale, di solito viene considerato un grande autore perché non dà il suo punto di vista definitivo, non si espone e lascia libero lo spettatore anche di porsi delle domande. No, non riferito a lei, riferito ai grandi autori, quindi io
questo lo ritengo un grande autore, un finale del grande autore. Devo tradurre? Certo. Mi chiamo Antaggio, come qua. Io in questo corso al nome di Bosor, ma alle fine Bosor, ma un film lo contor tamun nemi کنن که نتیجه گیری کرده باشن نتیجه گیری رو باز میذارم برای اینکه دیگران بتونن نتیجه گیری بکنن بنابراین این هم یک موضوعی است که مربوط میشه به مؤلف بزرگ واقعا همین من میگم اگر پایانی در واقعا نفهمیدیم که جواب طاهر بورسن مثبت یا منفی یه مقدارش برمیگرده به خود ما که بکنیم که یادمی با یه هم تو شرایطی در فیلم دیدین آیا میتونه که ویژگی همسری اگر هر نوع که میگه اگر هر نوع قضاوتی یک نوع دخالت من بود در یه امر که متفاوت با ذهنیت تماشاگر lui non ha voluto intervenire a determinare la risposta perché la risposta doveva rimanere aperta. Certo. Che giudizio doveva essere dato per chi segue la storia, quindi non voleva mettere il naso, diciamo proprio in italiano, all'interno di questa vicenda. Ma come dire, tamashagar, ma tu potete venire anche al movimento Tahir Budi, o se ne diciamo come mosfati. Dice, lei, come aspettatore alla fine, deve fare mente locale, mettendo al posto di Tahir, avrebbe detto di sì, avrebbe detto di no. Ah sì, ognuno, certo. Sì, ma lei avrebbe detto di sì o no? Io no, io avrei pensato che lei gli ha detto di no, con una volta. Tu, al suo posto. Tu, al posto di chi? Di lei. Cosa avresti detto? Lui, alla fine, a me, cioè all'inizio era fastidioso, però dopo era così poetico, no? Era così creativo, che io alla fine gli avrei detto di sì. میگه آخر کار بخش شاعرانه آفرینش درانه این الان خلاقه بود که من یکی جواب مثبت میدادم آخر فیلم ولی وقتی میرفتیم بیرون از اینجا یک روز میگذشت و تاثیر این پوئتیک خوندن فیلم از بین میرفت اون وقت واقعیت ها قوی میشدن و اینجا ببینیم دوی اسپتر اون جورنو perché sparisce l'effetto poetico del film, dopo allora dovevi rispondere sì o no, perché adesso c'è l'effetto. Devi aspettare per passa un po'. Ma adesso ci daremo un momento, ma esce film. Visto le pitch, il dottore Pashut, ma a Zman Pursi tratto di Bukuru, Guftish che io, Hussein e Zavac, che era di Yana, Guftan Na, Guft Hayoman, le spede in mano, Zeram Zanish Pesha. عصبانیشون با یه بغض واقعا یه حالت گریه گفت خفشین پیشنهاد من یه پیشنهاد جدیه ولی احساساتی شد دیسه دوپو اون پریدو این چینا چرا اونا دونه که ای کستو سه حسین سی را سپوزاتو او نو سه نون سپوزاتو مولتو سریامنت کستا دونه ها دیتو که وله سپوزارسی کن ای کنده la gente si è messo a ridere lei si è arrabbiato moltissimo dicendo ma io sono molto seria, io voglio sposarmi con Hussein, quindi questo è cosa succede. Alla fine un چیزی che راجبه خانم زهرا مادرت گفتی که سال 8 سال موقع دکتر پرسیده بود تو گفتی اون چرا سن منو کم نکردی نگفتی نه دو سال اونو بگم چون یادآوری ازش چرا نه Se avete finito, a proposito di humor, a proposito di humor di mamma di Abbas, volevo raccontare una cosa. No, ecco, comunque, volevo solo dire una cosa, che nel paesaggio, secondo me, si vede che lui ha fatto grafica e poi, perché io l'ho fatto anche, quella strada tutta così, no, segnata, quegli alberi, che sono molto, voglio dire, proprio studiati, sembra quasi dipinti, c'è una natura che è bellissima in effetti, no? Io da sangue ho carico, non ho anche lo sangue, ma per l'anno là, come da dire, mi dice che c'è un designer, design, ma fonda, pare che un, con tutti che lui ti abbia posto di mice, واقعا مثل این اونی که ما داریم دیزاین میکنیم یه چیزی رو با اون خطوط و طولانی بیره درسته؟ امیدوارم درست بشه یه سپیرا کسی ها بیره
آقای نقاش سرخوردم که طبیعتاً به جای dice perché lui essendo un pittore fallito da qualche parte appare è dipinto non fallito. Volevo fare, su sì, questo sì. Volevo fare una domanda più precisa perché quando non è bisogno più precisa, cioè per approfondire quello che chiedeva lei, quando ho visto la strada io ho detto questa, ho pensato questa strada l'ha tracciata lui, ce l'ha fatta fare sì. Anche perché assomigliava in qualche maniera al disegno di quel quando c'è il balcone e c'è questo segno così, era molto sembrava molto simile a, come forma geometrica, cioè il balcone, come si dice, le parti di legno del balcone sì, azzurro, sì. Quella segno era molto simile a quello della strada, quindi mi chiedevo se lui alla fine quella strada in realtà sulla collina non l'ha fatta tracciare. بسرا راهی که توی طبیعت بود و خیلی شبیه بود به اون دیزاینی که روی بالکن بود از نظر ایشون شبیه آیا ایشون قبلا اینو ترسیم کرده بودن؟ اون در سه تا فیلم من هست اون جاده که میرم دراشم بدرد بود خب اون طراحی شده بود و ساخته بود اون را ولی به اون نکته که میگه توی بالکن من اونو الان خاطرم dice questo percorso, il percorso di natura, tre volte lui ha ripetuto in tre film, si è ben studiato, cioè. Mentre il disegno sul balcone non ha presente in questo momento il lavoro, però sì, tracciato molto consapevolmente in altri film. Per non andare dritti così, far meno fatica, no? Beh, certo, si chiama il teorema dell'arte. بچه‌ها این که بلند میگم هرچند که مطمئنم جواب نخواهم داد ولی فقط بس این که جواب آخر چی میتونه باشه از این که کاراکترها جوری طوری نوشته شده که جنس مذکر اینجور فکر میکنه که امید داره یا آرزو داره یا حالا هر چیزی و جنس مؤنث برعکس این فکر میکنه ولی یه سری فکتوری دیگه مثل موسیقی پایان فیلم که ریتم سریع‌تر میشه و طبیعتاً توی موسیقی یه ذره اینو مفهوم شادی رو داره میرسونه آیا این دلیلش اینیست که خودتون جنس مذکر هستین یا نه؟ یعنی به عنوان یک کارگردان که تا کسی که خیلی اینا سعی کرد تحت کنترل خواهد این وجود خودتون دلیل انتخاب اون موسیقی بود یا نه؟ کار ندارم حالا جواب بدین که حالا جواب پایان حالا تو نمیدونم که برای چه فارسی سوال کردیم برای یعنی داری میگی که موزیک آخر فیلم عوض میشه شاد قاعدتا نشونه یه شادیه به خاطر که ریسک داره سریعتر میشه آیا انتخاب این به خاطر جنس مذکر بودن کارگردان نیست؟ لوی دیشه که alla fine sia la musica che le scene sono molto allegre che comincia a cambiare dice, ma non sarà questo perché lei è un maschio è una visione maschile del Chiaro Stami che sceglie questo cambiamento. Non lo spiegate? Sì, sì. No. Non so. Ma molto meglio anche già come mi dico, perché ho bene anche la radio. Siccome lui dice che era sicuro che Chiaro Stami non avrebbe risposto, quindi non risponde perché lui sia, diciamo, coerente alla sua domanda. من با یک امید به پاسخ مثبت در واقع فیلم تموم میشه. No, però dico risponde perché hai ragione, tutto film finisce con una speranza positiva alla fine. Sì, ma non avete deciso. No. Che questo magari è il ciclo dello spirito. C'è un'altra. No, dicevi della mamma, del volume. No, ha detto di raccontare un po'. C'è una struttura, diceva. Io volevo dire che mi è piaciuto molto questa narrazione su tre temi, no? Questo occhio di Chiaro Stami che racconta il film, mentre vede che fa il film del film,
ripeto, fanno un film, e poi c'è un'altra narrazione che è molto intima, che è quello che il ragazzo ci racconta, i suoi sentimenti, la sua vita, e questi tre livelli di narrazione mi hanno conosco. Io credo che Voran احساساتی شدم از دیدن سه زمینه مختلف تعریف فیلم که یکیش زمینه خیلی خصوصی و شخصیه، یکی زمینه کلیه. E quella la terza in intimo generale è lui che ci racconta i suoi sentimenti, l'attore. Ah, che l'attore che یعنی بازیگران که احساسات درونی خودش تعریف میکنه در این سه زمینه. دیگه من احساسات dice questo è un commento che io ringrazio. Non no, è una dimmi, dimmi. Hai tre minuti, o anche due. این فیلم رو نگاه کرد به صورت یک حرف مداوم، یه حرفی رو میخواد بزنه فیلم. Sulla parola detta. Nel senso io leggo quella soprattutto me lo spiego con la scena finale appunto, come per me è come se ci fosse uno spazio bianco. میگه من این فیلم رو بیشتر روی صحنه آخریش درک میکنم، مثل اینکه یک حرفی رو سفید گذاشته باشی، یک زمینه رو به صورت سفید نوشته باشی. Nel senso che ciò che noi sentiamo davvero non riusciamo a dirlo. یعنی اون چیزی که ما نگاه میکنیم در واقعیت چیزیست که نمیتونیم بیان بکنیم. Tra la realtà costruita e la realtà che i personaggi sentono. Bene, یعنی یه چیزی بین واقعیت ساخته شده و واقعیتی که افراد حس میکنن. ولی سوال چیه؟ come fare la domanda? Per cui noi non è vero, cioè no, non è, era una mia osservazione, per cui è vero, noi non possiamo sapere, non solo almeno per me, no, non voglio, perché questa mancanza di incapacità di sapere non la sappiamo neanche dentro noi stessi, alla fine è inutile che ci chiediamo. ایشون نظرشون اینه که برنامه نباید بفهمم. یه چیزی که من نمیخوام بفهمم و نباید بفهمم و فقط این چیزی که میبینم برای من کافیه. برای من اصراری ندارم که بفهمم چیه. فیلم گرسه بیچه کورت نم بیزونیا دیدی هرگز میگه نخواهیم فهمید چی بوده. molto brevemente volevo sentire da regista che ci racconta di questa gente, com'è proprio brevemente così, la gente che abita sotto questi olivi, vediamo gli olivi, sì. Ci sono questo popolo, insomma, perché racconti di un popolo, di una vita, di vita, ecco. Sì. Poi la domanda? Sì, questo, basta. Cioè lui che ne pensa di queste sì, persone? Di questa gente, lui ha raccontato uno spaccato in qualche modo sì. Di vita, ecco. Dopo terremoto, eccetera, eccetera. Ma com'è questa gente che vive sotto gli olivi? Queste persone? Vi ha detto che sono in mardomani che zire درخت های زیتون زندگی میکنن بعد از زلزله و غیره اینها. چه نوع مردمانی هستن؟ آیا مردمانی ویژه‌ای هستن که زیر درخت زیتون زندگی میکنن؟ نورمال چه درخت زیتون زندگی میکنن؟ طبیعت و هر حال یک انسان هایی هستن با ویژگی های مردم روستا که تفاوت عمده ای دارن با بانک شهرنشی هستن ولی تفاوتی هم اونا با مردم اینجا ندارن. Risposta molto chiara. Dice queste sono le persone che non vivono sotto gli olivi ma vivono con la natura e vivendo con la natura sono completamente persone diverse rispetto a noi che siamo persone che viviamo nella città. Quindi la differenza è tra voi, noi, voi, anche le persone che viviamo
dell'artificio della città e le persone che vivono completamente nella natura, quindi visione del mondo delle persone che vivono nella natura. Ok, grazie. Sì. La cosa interessante volevo, che di questo film, che raccontando comunque una quella che sembra una piccola storia, in realtà parla di classi, di diversità sociali, tra chi ha studiato, chi non ha studiato, chi ha i soldi, chi non ha i soldi, chi ha la casa, chi non ce l'ha, e butta lì ogni tanto dei concetti molto importanti, per esempio il regista con i bambini che dice sapete cos'è cooperazione? Quindi gli spunti sono moltissimi e sono universali, nonostante la storia sia piccola. E più interessante anche come questa troupe lavora, cioè racconta un modo di fare cinema che mi sembra aver capito molto vicino al suo modo di fare cinema e come lui intende fare cinema. Quindi il fatto che sia una piccola storia con un tempo molto dilatato, però che racconta un mondo, un universo più grande. Ich schon ein paar Kommentare daran, weil ich bei ihm viel یک داستان کوچیکی رو میخواد تعریف میکنه، در حقیقت یک ماجرای خیلی وسیع و بزرگی رو تعریف میکنه که مثل این میمونه که در یه جامعه‌ای کسانی که ثروتمندن، کسانی که دانا هستن، کسانی که درس خوندن، کسانی که درس نخوندن، تمام افرادی که مثل یه جامعه بزرگی رو تشکیل داده باشن در این فیلم حضور دارن و با سوالاتی که میشه این کاملا مشهوده که خواسته میشه که این تفاوت ها حس بشه. مرسی. Grazie. D'accordo. Comunque è chiaro che il regista Kiarostami si rispecchia nel regista del film e lui è dalla parte del ragazzo. Ah. Del film. Non lo so. Sì. No, scusate, quando lui segue il ragazzo con curiosità per vedere, è lui che lo spinge andare verso, di correre, le gambe, vai a piedi. A piedi. E poi lo guarda attraverso le piante finché può vederlo. E si capisce che fosse io quando ho vissuto così, che lui era dalla parte dei sentimenti e ti fava per l'amore, perché per lui. Beh, in questo caso per lui perché era così. Ma non perché fosse un uomo, no, perché era quell'uomo lì, quel ragazzo ma lì. Ma non credo, lui era attratto, ognuno ha le sue. Ma non perché fosse un uomo, no, no, non per quello, era perché era così quel ragazzo, per me. Comunque, al di là dell'esegesi sentimentale, interessante che quello sembra proprio una metafora di cos'è la regia, no? Gli dà un input, lui la serie così, però lui era lì per vedere, cioè lui c'era anche... Lui sta a vedere cosa è molto Ma non è distaccato. Il regista del film non è distaccato. Scusa, volevo chiedere poi la verità, che ha fame. No, volevo chiedere, cioè, quanto la Nouvelle Vague, perché lui ha parlato del neorealismo, quanto, però magari non so più generale, quanto la Nouvelle Vague ha influito sulla sua, anche sul suo gusto cinematografico. Ma quale Nouvelle Vague, francese o iraniano? Francese, beh, non sono iraniano. Però vabbè, qua ovviamente viene in mente Truffaut, il film che ha fatto l'effetto notte, però vabbè, anche il primo cortometraggio di cui ha parlato, io l'ho visto in questi giorni, volevo prepararmi, mi faceva veramente venire in mente appunto, anche questo di necessità, lui ha lavorato con i bambini, però anche questa intenzione all'infanzia, cioè, però quindi la domanda è se c'è qualche rapporto con lui. Beh, poi comunque anche questo, il regista, non so se è l'unico film in cui viene preso un regista da lui, però beh, uno viene in mente... نه میگه حالا پس اولتیما دومنده آخرین سوال میگه که آیا یک رابطه ای در کل این فیلم ها با نوبل واگ فرانسه داشته یا نداشته؟ نوبل واگ موج نوع فرانسه This is not my job. Forse voi capite meglio di cosa si tratta.
Consentita, permesso dalla legge, che giovane ragazza o giovani ragazze, per mantenersi allo studio, per un certo periodo possono esercitare questo mestiere ufficiale, cioè col permesso. Quindi per mantenersi fanno questo lavoro. Allora dice, questa idea strana, per lui molto strano, è rimasto nella sua mente, nella sua testa, finché poi ha scritto questa scenografia, sceneggiatura sulla base di questa idea, cioè le cose sono nate così. Sì, è vero. Io personalmente voglio dire una cosa. Avevo sentito sempre che dicevano che c'è un rapporto tra l'amore, tra Kurosawa e Kiarostami. E io non ci credevo, cioè io penso che ogni persona alla sua autonomia nella produzione artistica culturale, però vedendo questo film davvero mi è venuto a dire è un film davvero che abusava in certo senso, ma diceva che mi chiamava anche zio Tassi giunto scelgo scelgo ma sarà bene con lo so ma che io lo stai mica mi fa sa che io lo stai con lo so e da me lo ricorso a scrivere sta vino in anni mi chiamo le cose quindi ma se le chassi può avere ma fai con anche la mozzarella in tassi la chiassa ma in film di Milano e sono scappato in tassi la chiassa ma sarà fatto con un film di Giacchino e Favallot come stava la storia con Savo anche lui rispetta il mio pensiero che naturalmente qualcosa c'è, facevo riferimento a quel famoso film di Grossano, Festa di Capodanno, professore, pensione, è tutta un'altra cosa, però insomma, qualcosa di... cosa mi viene in mente? A me invece ricordava quel personaggio, quel professore, mi ricordava tutto Umberto di Sica, non so se l'hai visto. Io no. È uno dei più bei film di Sica. Come si chiama? Umberto Di Sica, ma non è vero. È un vecchio signore, un professore. Che spacciasse Umberto di Vittorio De Sica. Cioè lui il personaggio del vecchio. Lui pensa che sia più vicino ad Uso come regista, sì, beh, ma però, dice, ognuno è libero di interpretare appunto, come vuole. No, beh, posso anche spiegare perché a me è ricordato questo, era un professore anche quello, sì. Che
era davvero un professore. E a un certo punto decide di suicidarsi, e va sulle rotaie, e poi, però lui non voleva salvare il cagnetto, insomma, alla fine il cagnetto lo porta via dalle rotaie, lui si salva per questo. Ma perché io ho visto in quest'uomo una solitudine, no? E lui quasi con la ragazza, forse la voleva solo mangiare insieme con lei, no? Sembra quasi. Ecco. Questa era la mia. No, può darsi di no, in realtà. Anche alla fine non si sa poi se l'ha ammazzato, no? O se è solo caduto e poi si rialzerà. Però è anche una cosa degli equivoci in qualche modo, no? C'è tutto un equivoco sotto tra la ragazza, il ragazzo, lui, la signora, no, della casa, eccetera. Dice mi anche io di sicuro. Anche un altro storico, il professore Tarnost, che può sa che si indica un po' di farsi di persone, ma vale che a stanno, io già per loro, né? Una mia si parla, non mi parla, da ci sono vada a Iad, non so, faccio un po' così, ma diciamo la torre di danni, c'è un po' di... Ok. Ma capire che... Ma sa ci si deo, dice di che mio figlio, ma cosa cadore io di che... Ma dice che è molto naturale che vedendo una cosa ci viene un'altra cosa molto simile. Questo succede sempre, no? È un'interpretazione che succede sempre, no? No, su gioia insomma, ma i soggetti umani sono alla fine limitati, non è che siano illimitati, quindi ogni cosa fa venire in mente un'altra cosa. E lui cosa voleva far vedere in questo film? Cosa voleva far vedere? Io passavo la linea, portavo giù in alto, a voce che ero stami, poi in fin, hai fatto, ci mi fa vedere. No, nel senso... Hai tempo, lo rivediamo un'altra volta questo film, per vedere che cosa vuol dire. Ma era quel film. No, no, ma dice, il film va bene perché ha i suoi segreti. Allora, l'importante è capire il film attraverso il film, non attraverso le domande dal regista. Beh, siccome c'è il regista qui... No, no, sì, d'accordo, ma anche, sì, se c'è, non c'è, ma comunque attraverso il film. Che vuoi dire, Fabio? Mi dice che loro stanno arrivando a ragione, che dice un già hastan, c'è un hastan, questo è il modo di venire. هستم میشه میام راضی بشی رو میبارم بگو که استناد میکنم به همون که گفتیم در فیلم نسیگاه راجع به تنهایی به یاد نمیدونم حالا این تنهایی رو شما میتونید تغییر بدین نه فقط به اون پروفسور به دختره به مادر بزرگه به دوست پسره و همه اینا visto che abbiamo sviluppato questo argomento a questo punto risponde che non si trattava solo di solitudine del professore, del film di Jessica, si tratta di solitudine della ragazza, solitudine del ragazzo, solitudine della nonna, solitudine di vicino di casa, infatti diceva che soffriva di solitudine, a questo punto si tratta di un film suo. Sì, ma questo è chiaro. Sì, allora non c'è bisogno di dire questo. Allora si è capito, si tratta di solitudine. Uno, due, volete venire qua, o parlate lì, volete venire lì? No, sì. Avete la voce? Sì, avanti. Sì. No, volevo chiedere, questo film è ricco di dialoghi. Sì. Ok. Cioè, partendo da uno spunto creativo che è l'episodio di Salente a 20 anni fa. E, come possono essere venuti in mente così tanti dialoghi? Cioè, è ricco, è fittissimo di dialoghi. Cioè, ci sono film in cui c'è molta immagine e pochissimo dialogo. Ora, costruire un'ora e mezza di
tantissimi dialoghi, anche se c'è un leitmotiv della solitudine che può aver aiutato a costruirli, a costruire i caratteri, la nonna, la libertà, eccetera, no? Cioè, come con cosa si aiuta per costruire quei dialoghi così fitti, così intensi, così densi? Capisci cosa intendo? Cioè, non credo che sia facile. No. Io scrivo, però sono molto basate su più su descrizioni anche che su dialoghi. Capisci cosa intendo? Io ando molto così di rosi di che mi piace. Mi chiedo per lustre che sono più soliti, ci sono sempre le ditine, ma non sanno che lui ci vuole essere così che fa. Allora, se sono in film, ma non ne visto una bella. Ma lui è in film, ma non è dialoghe, ma non è costruire. C'è tu as un di dare farà di exane, c'è un in ami dialoghe qui adesso, c'è tu un estino in ami dialoghe. Questa è l'espedita, la sala. Ma la miscela è il disegno, tu hai la sala, ma la mano è tassica. Ma io non so cosa mi fa, ma io mi dico, ma un ex. از شهر شاهد شدن به رکس زیبایی میگم یک عروس هزار داماد رو دارم ولی تو اون تصویر در ذهن من سالها مونده بود من برای اون در واقع یک عکس رو تبدیل به یه فیلم کردم بنابراین برای اینکه یه فیلم بشه لازمه که شما چیزهای دورش بچینی بنابراین به هویتی پیدا کنه شهرستانش رو پیدا بکنه مانندگی فامیل رو یک دوست پسر رو و روابط اینا به همین دلم تبدیلشون به این فیلم هم کرده allora dice in quell'episodio di vent'anni addietro, se lui avesse avuto una macchina fotografica, come se ti avesse fotografato quella scena stranissima, cioè dice la sposa con mille sposi, cioè questa ragazza vestita in bianco, che erano tutti questi uomini professionisti, eccetera, no? Che desideravano, se fotografava forse non rimaneva nella sua mente per vent'anni, eccetera. Ma pensare alle caratteristiche, non dico, non avendo potuto registrare quell'episodio in quel momento, forse è rimasto nella sua testa come idea base, come embrione così. Poi dice, noi è il nostro mestiere, cioè, quando abbiamo un'idea, un embrione, poi troviamo la nonna, troviamo la ragazza, troviamo il fidanzato, troviamo il professore, troviamo il ragazzo, troviamo il carico, insomma tutto diventa una storia che noi sviluppiamo, però c'è questo perno che è la diventa la struttura portante dell'idea, questo è fare film. Io cioè, ho capito questo. Che scrivono? Sì, sì. Così sì, si fa. Ma io ho capito questo che cioè, non dico che ci sono voluti vent'anni a pensare questa storia. Assolutamente no, voglio dire questo. Però, comunque ho capito dalla sua risposta, è che è una storia che si è sviluppata nel tempo, magari in parallelo anche ad altri film. Esatto. Adesso chiedo, ma penso che sia così. Mi ricordavo già di quanto hanno visto in Mojero Gusashtei, no? Fecchio con anche innamorata, boh, so il film e anche dello scavo, ma sarà anche questa risposta. Passare mi sostei, no? Io sulla tua vorrei. Sì, sì, è così, così che... Sto dicendo, tanto ho modo di raccontare in film, ma adesso mi ha già se mi sono diciamo in asti, cioè deve... Il professore mi sta a dare. In abitudine. In abitudine, perché... E poi vent'anni fa ero giovane, quindi non potevo più capire tutto questo che le persone di una certa età desiderano. È diventato un po' vecchio, la mia età, dice, si è avvicinato all'età del professore, allora ho capito un po' meglio come potevo sviluppare questa storia. Quindi è anche una storia della vita, insomma, una storia così. Sì, questo spiega la somma positiva di Aenti, cioè ci sono tutti 20 anni, o 15, o 12, per affastellarli uno sotto l'altro, insomma, cioè... Su Tai, mi con il Tai, ma quando è questa, sai? Ok, dimmi. Io volevo fare una domanda sulla luce del film. Adesso è un film che parla della solitudine e ossessione, però è un film estremamente luminoso.
praticamente di norma, diciamo, a livello cinematografico gli interni non sono così luminosi, nel senso abbiamo visto gli appartamenti, l'officina, la scuola. Quindi volevo chiedere se la luce, in particolare ovviamente il bianco che traspira, quasi il cielo non si vede mai quasi nel film, se Kiarostami pensa che la solitudine sia luminosa bianca, oppure associa quel colore, diciamo comunque quella linea cromatica ad altri significati, ad altre percezioni interiori. Che non è un film dolce poi alla fine con gli artisti. Sì, un film dolce che però parla di ossessioni, di disparità sociali, di analfabetismo contro cultura, di sfruttamento, tutto quanto. Esattamente, devo chiedere della luce. Della luce, sì. In un come un scivolo. Mi dice in Masolich film ist die Parose, die Satanoi, Tazopoi, Stemoi, und die Savode, und die Sarka, Kam Savode, ihr Professor, ihr Doch, als die Matur, die Korbone, in der Jusseri, Masolich, als ein Ke, Nebituna, ja, Cero, ein Nuroni, Husus, mir Nuroni, Schatman, das ist ein Kadi, in Mamula, in Jur, Sano, Botoriki, Dochelo, in Antoame, Dafoliki, in Hamische, Hamitro, Roshan, Nuroni, Hube. چرا یعنی آگاهانه است یک انتخاب که تحمل موضوعی تا این در فضای روشن ثابت‌تر است و به هر حال مسئولیت داریم که تماشاگر رو در حد امکاناتمون صندلی نگه داریم اگه یک موضوع تاریکی داریم معناش این نیست که فیلم رو تاریک می‌بینیم بلکه اینا در همدیگه ادغام میشن و شما رو فراری میدن از سالن سینما موضوع تاریخ سر جاشه اما سینما روشن هم شد شد روز بزاری فیلم باز کرد è una scelta personale, cioè una scelta cosciente personale perché i soggetti, la storia è buia, triste. Allora se io scelgo, non mi scelgo, se scelgo un soggetto buio, con un film buio, non luminoso, voi scapperete via, cioè voi, noi abbiamo anche il dovere di tenere scherzando lo spettatore sulla sua poltrona e non scappi via, quindi far vedere una serie di argomenti bui attraverso un film luminoso è una scelta molto cosciente e personale, quindi molto. Come metodo, no? Come io è una scelta è molto chiaro. Che tra l'altro film di stamattina, film di oggi pomeriggio, dice dopo 20 anni sono le stesse cose, cioè sempre c'è Muso, c'è Hossein e Tavere, Giulietta Romeo, forse uscì di non farlo a 20 maggio, per la versione giapponese del film di Sì. Sotero. Sì. Intanto volevo ancora ringraziare il maestro per essere qui, per onorarci della sua presenza e della sua figura. Anche intanto. Allora, se non possiamo fare tanto a qualcuno, allora, se più sta lì, può poter costruire in giornata. Avevo una domanda un po' più tecnica, volevo chiedere... come si è trovato a lavorare con una troupe giapponese, come ho visto dai credits alla fine del film, e una domanda sul casting, se è stato difficile, perché vedo che comunque gli attori sono molto intensi nel loro recitare, anche un po' penso lo stile giapponese abbastanza stretto, non declamato, diciamo. Quindi una domanda su queste due cose. Ich habe mir gesagt, soll man mich da ein bisschen hindern, weil ich bei Ihnen Casting was ich da im Film habe, da haben wir خصوص da schon und ich finde man kann sehr in Sachs Porsche und die Körper und no. Und da weiß ich schon der mal was sehr was kann man am Boden die Show wie der ist so so ein Film war ich schon sehr da rein. Muss ich schon noch Tanz da. Aber ich nicht zu
altre avvantaggi opposti. Io mi dovrei fare solo due cose, ma sono più curioso, tanti da vivere, ma sono per niente. Tabiata più non ci fino, anche una cosa che non so, tanto non ci non ci fino, nel convento, non ci sapevo che per quanto riguarda, ci mi sta ascoltando abbastanza, o quando ti ho fuori, mi sono chiesto, se si deve finire fino a quella mia parte. Ma mo fino a un minuto, io quando mi rimando, c'erano più non mi dà, non mi sa bene, che ho così a quel fondo, ci può riparare, non mi sa bene, ma quando fino a me, io ci fino a me, da me, Per lui lavorare in Iran è diverso da lavorare all'estero. Suo paese si mettono d'accordo con il produttore, con i tecnici, non c'è bisogno di una sceneggiatura molto molto precisa anche se scrive. La sua esperienza con un film stranieri, cioè in Giappone in particolare o anche in Italia, necessita una sceneggiatura molto molto precisa, molto ampia, per vedere ogni passaggio, ogni evento, quindi ha un metodo diverso rispetto a quello italiano, quello di casa. Perciò dice, con molta precisione, scrive ampiamente la sceneggiatura 1, poi sentiamo, ci sono anche due. از من 50 سال خواستن که جنگیدین عدا در بیارم و بازی کنم بنابراین خیلی دشواری که از من توقع داشته باشی که جنگیدین تو رئال باشم altro problema era quello di trovare degli attori professionisti dice per questo film in Giappone ho cercato molto attori professionisti contrariamente al metodo precedente ma anche lì non sono riuscito a trovare proprio attori professionisti di esperienza. Ad esempio, un attore che lui aveva trovato, che avrebbe potuto fare il ruolo del professore, dice, guarda, io per 50 anni ho dovuto fingere il mio ruolo, non riesco a essere naturale come vuoi tu. Quindi il compromesso che è stato che questo attore, che è anche è un attore del cinema, ma è un attore serie, cioè un attore comparsa, insomma, non è proprio un altro, forse semiprofessionista. Quindi è stato molto difficile anche qui lavorare con attori che o artisti che sono abituati a fingere, cioè agire, fingere, cioè fare il lavoro, no? To act. To act. من بهش پیشنهاد کردم که اینگاهی که کنار خود بذار و زندگیشو بزنی و اصلا فیلم بگیر اگر دیدی که طبیعیه و من بگو من اعتماد میکنم به تو من بزنم برمیگردم به اون به من خبر بده ببینم که خودت تأیید میکنی که به طور طبیعی جلو میتونی باشی یا نه و برگشتم رفتم تهران و منتظر جوابش این تهیه کنم که بوده بازیگر بهش گفتم که سعی تو بکن ببین بس جلو خودت خودت رو ببین که میتونی طبیعی بازی کنی یا نه خب اگه کردی به من خبر بده بعدش بعدا میگم اون بس بعدا اینجا از تایید کننده صحبت کردی اول اینو تموم شد اوکی تموم شد e comunque con questo attore di molta esperienza comunque per poter lavorare assieme io ho chiesto a lui di mettere un cineprese a casa sua e cercare di essere naturale e fare la sua, cioè filmare la sua vita normale, naturale. E dopo guardare, vedere se riesce davvero a essere naturale davanti alla macchina di presa. E poi dice, se tu davvero alla fine guardi questo film, il tuo film personale, e vedi che sei veramente naturale, allora chiamami, cioè che lui ha abbandonato lavoro in Giappone è tornato alla terra, dice ma quando tu a questo attore vedi che sei naturale, chiamami. Ma
dice, dopo un mese la signora Negami, che era un assistente di Kurosawa, si conoscevano, seguiva questo processo, la chiama a Teheran, dice, guardi, io continuo a guardare questi filmati che produce questo attore e vedo che non riesce a essere naturale, è sempre teatrale, non necessariamente specialista, molto teatrale, cioè questa persona è molto teatrale, quindi non credo che sia la persona adatta, quindi abbiamo cancellato il contratto e abbiamo detto che Kiarostami ha trovato un'altra persona, quindi con lui non ha potuto lavorare perché non poteva essere naturale. Quindi sono tornato a Tokyo e abbiamo scelto questo attore, il professore, tra le comparse, cioè lui faceva la comparsa nella sua vita, era un attore comparsa. Allora ha scelto lui come persona, come attore per questo film, però lui dice che non, questo signore dice che non ha mai fatto l'attore principale, cioè non ha mai parlato, non ha mai recitato, cioè erano comparse che compariva nelle scene ma non faceva proprio l'attore. Lui dice non importa, noi abbiamo un dialogo di una pagina, alla fine tutto il dialogo è di una pagina, tu guarda questo dialogo e cerca di prendere la memoria, proviamo e in tal caso possiamo lavorare assieme. Lui dopo qualche giorno è tornato e era riuscito a prendere la memoria bene questa pagina e abbiamo deciso di lavorare assieme e lui per la prima volta ha fatto l'attore principale. Che a lui comunque non ha detto la verità perché non era una pagina sola, quindi man mano che il film andava avanti lui dava altre pagine, a un certo punto lui ha anche detto guarda mi hai fregato perché se sapevo che le pagine sono quelle, i dialoghi sono così lunghi non avrei mai accettato. Veramente era una persona eccezionale. Che io vorrei domandare una cosa a ma gli si dice che il tuo padre non pisce una chiara di vei in horror che vi ho detto mille film non so ma dico ma no ma fa una cosa che io sapevo una
cose che sapevo, volevo essere sicuro. Che alla fine ad Abbas è piaciuto molto questa persona, a lavorare con lui, questo non attore, poi diventato attore, e l'ha proposto un altro film. E lui non ha accettato. Ha detto, no, guarda, mi hai fregato, io sono un comparsa, voglio rimanere... Si dice comparsa, no? Comparsa. Comparsa, io sono comparsa, voglio rimanere comparsa e non voglio fare attore, anche se voi dite che ho lavorato molto bene, eccetera. Molto paziente come persona, come personaggio. Io non ho fatto un dottore, Ferratman ha detto che mi dà la cesta. Ferratman diceva che si deve spottare in mente. E le mani, non so, era un tavice, ma non si faceva male. E che questo ha fatto venire un detto di Buddha che dice la persona consapevole, sapiente, non vuole mai essere sotto la luce. Io voglio sedermi in fondo della sala, non voglio sedermi davanti. Yes. Un altro di Mundia, questo personaggio. Festival di Cannes, che loro sono stati premiati, ci sono anche foto molto belle. Ultima sera lui non arriva, non viene a presentarsi sul tappeto, eccetera. E loro sono molto preoccupati, non lo vedono, chiedono, eccetera. Scoprono che lui non è venuto perché c'erano fuochi d'artificio. Allora, sentendo rumori di fuochi d'artificio, è ricordato la guerra. Avevo paura e la sera nascosto sotto un letto e non voleva assolutamente partecipare perché è una persona che aveva brutti ricordi della guerra. Quindi questa fuoco di artificio era solo. Ah. Rimaniamo completamente spiazzati, credo, almeno io ho questa sensazione, e questo lo rende ancora più angosciante, infatti è un film sulla solitudine, ma nel senso che improvvisamente rompono questi gesti e allora sì, cominciamo a pensare, questa è la verità, anche se no, non ci viene detto niente, è vero che non sappiamo e neanche a me, almeno non interessa sapere cosa realmente succede. Come non sappiamo cosa succede sotto quella finestra, in quel letto, cioè, però quei gesti sono chiari, mentre tutto il resto che si dice, chiarissimo. Non è, molto è un, chiaro. Non so, mi chiedo cosa anche su Sofian, ارزش گفتگو، ارزش حرف توی فیلم هستم به دلیل که در حقیقت اینها در طول فیلم هیچ کدام حقیقت ماجرا رو نمیگم، هیچ کدام راست نمیگم، هم یه جوری مقطعه میکنم، ولی اتفاقاتی که میفته خب این اتفاقات خیلی اتفاقاتی هستن که ایجاد کننده این فیلم هستن، این داستان هستن. هیچی فقط میخواستم اینو بگم که ما مثل بقیه، مثل خودی که سانه فیلم، در حقیقت روشن نیست که چه اتفاقاتی داریم میفته زیر پنجره، چه اتفاقاتی داریم میفته اون تخت خواب، چه اتفاقاتی میفته برای این دختر و چه اتفاقاتی میفته برای پروفسور. دقیقا. Dice che sì, è vero, è così, però il professore
non ha mai mentito, perché quando il ragazzo dice ma tu sei se tu sei nonno di questa ragazza, non ho detto di sì, ho detto sì, posso essere nonno di questa ragazza come posso essere anche tuo nonno. Quindi lui non ha mentito. Però ha fatto giocare, sì, non ha mentito, è vero. Sempre la verità va detta. Non dire tutte le verità, ma non raccontare nemmeno le bugie, insomma. Ecco, il film era così. Non era la bugia, ma non era neanche la verità. Perché la ragazza non ha detto mai qual era la sua professione. Però non ha detto neanche la bugia. Professore Amitone. Una cosa tecnica. Dal punto di vista narrativo, è come se ci fosse un piano, ogni personaggio incontra un altro personaggio ed è come se la storia scivolasse sull'altro personaggio e così via, creando una continuità di racconto del tempo. C'è solo un momento dalla notte alla mattina che c'è un'interruzione, ma se no segue un ritmo, un arco di tempo continuo della narrazione. E quindi è come se dal bar si passasse al tassista, al vecchio, alla ragazza, al ragazzo, e poi quindi c'è un continuo scivolare nelle storie, creando una continuità temporale. Allora volevo capire che uso appunto di questa tecnica, appunto se è voluta, ma il perché e l'uso, e il tempo, anche qui l'uso del tempo nel film. Seconda cosa. Aspetta che. Mi è Tadovon, Masari Tadovon, Masari Tekniki è Tadovon. Asbor di Toxi, Astoxi di Hune, Ashune do Martare di Dio. In Robete, Tekniki è Tadovon, Bozamanoia e Tavoshuna, e Chitoto, e Chitoto. Comincia alla sera e finisce le 3 del pomeriggio del giorno dopo. Quindi per poter fare un film di 18 ore, naturalmente bisogna fare molta attenzione sulla continuità, se no si perde tutto. Cioè, è proprio... Sì, è interessante il flusso proprio, c'è cioè un flusso continuo, come un piano sequenza. Per fare un film di 18 ore. Esatto. È molto interessante questo. Ma tamam raho ham raho in mukhtalif budim. Az
E dice anche che questo metodo ci permette di controllare la geografia del filmato, no? Perché in tutto questo periodo la ragazza era sempre con noi, cioè dal bar alla casa, dalla casa all'università, era sempre con noi presente. Quindi il nostro rapporto anche con il luogo diventa un po' più controllabile, più semplice, perché c'è un limite di tempo ben preciso, non lungo.